Ciao ragazze e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi siamo in un nuovo episodio del gameplay dedicato a The Sims 4. Allora ragazzuoli belli, siamo ancora con Jean e Sean. Ormai i nostri due simmini sono diventati giovani adulti, quindi abbiamo, ormai abbiamo queste due giovani promesse del successo. Sono sulla strada del successo e della fama, ragazzuoli, e loro oggi non vanno a lavoro, per fortuna, quindi possiamo giocare e dedicarci alla loro vita personale. Vediamo sul calendario cosa c'è oggi. Mercato delle Pulci, Festival della Gioventù, Premi delle Stelle. Potremmo andare al Mercato delle Pulci, che è dalle 10 alle 18. Adorerei, così conosciamo anche un po' di persone. Andiamo a San Maisciuno, che come voi sapete è sempre una... Avere troppi pochi amici non sembra del tutto giusto. Adoro. Oddio, dovremmo tornare anche al frugalité e devo cambiare decisamente gli abiti al nostro Sean, ragazzi. Devo fargli un makeover praticamente, perché non può avere la divisa scolastica. Non più, amico, non più. Non puoi più fare questa cosa. Non puoi più avere questi abiti. Mercato delle Pulci, ragazzi. Siamo in una casa dove sicuramente l'abbiamo arredata, cioè nel senso non manca niente, però è ancora una casa vuota, è ancora una casa poco personalizzata, quindi sarebbe da acquistare della roba. E poi ragazzi, guardate, abbiamo tutto questo terreno gigantesco, quindi in realtà i nostri simmini costruiranno una casa molto molto più grande, e non vedo l'ora di farlo pian piano e di farlo diciamo vedendolo con voi, raga. Il fatto che io stia registrando con largo anticipo è l'unica cosa che mi dispiace, che non riesco a leggere contemporaneamente i vostri commenti. Quindi non so in questo momento cosa ne pensate di questo gameplay, e mi dispiace. Sogni sfumati, rete di contatti precaria. Amico, chiacchiera con John Barb, che tra l'altro è un bono da paura. I Barb, ragazzi, direttamente da The Sims 2, tra l'altro. Ok, basta, amo. C'è un bug con le docce, non so se a voi capita, ma mi sono accorto di questa cosa. Visto che ci sei, amica, fai un'altra colazione, ma che serve colazione? Volevo una colazione veloce, un pasto veloce, eccolo qua. Un biscotti a forma di animali, dai, mangiati dei biscotti a forma di animali. Adoro, anche lui dovrebbe mangiarsi qualcos'altro e potremmo prendere degli avanzi. Si prende un pezzo di torta del suo compleanno, tra l'altro. Non capisco se lui si deve fare la barba, ragazzi. No, non mi sembra. Modifiche, cerca di calmarti. Questo sicuramente dovremmo farlo. La nostra piccola Petunia in tutto questo, raga, non so quando crescerà e non vedo l'ora, però in realtà offre amicizia, giochi, impara a conoscere. Dai, e accarezziamo. Trattiamola amichevole, accarezza. Non mi ricordo se è già castrata. Scusate, già sterilizzata. Castrata. Ora mi sembra un po' too much una gattina castrarla. Andiamo. Io non vedo l'ora di andare al Festival delle Pulci, Mercato delle Pulci, perché non ci vado da troppo troppo tempo. Chi possiamo contattare? Contattiamo già. Inviamo un SMS felice, no, perché poi si invita a casa. Inviamo un SMS a Susanna, a Jenny e dai, anche a Richard ovviamente, e a Celine. Ci stiamo creando pian piano una rete di contatti, raga. Lui cosa deve fare su Social Bunny? Cioè, abbiamo un nuovo post, posta su un nuovo completo, narrazione felice, ci sta. Abbiamo dei messaggi, e poi c'è, vabbè, il feed normale. Ok, lei invece, vediamo un po' se può pubblicare qualche post. No, nuovo completo, nuovo look, adoro. Aggiornamento, oggi il numero dei tuoi follower è cambiato di 55, ottimo. È un ottimo momento per stringere amicizia, qualcuno sogna una grande amicizia con me? Vedrai cosa ti aspetta, cara la mia Celine, cara la mia Celine. E tra di loro non sono in cattivi rapporti, per niente. Amo, noi dobbiamo aspettare, lo so, dobbiamo aspettare le 10 per andare al Festival delle Pulci. Lei intanto cosa sta facendo, no? Giusto per capire. Aggiorna lo stato sui social media.
Ma lei c'ha 174.000 follower? No, parliamone, è già un influencer, raga. Adoro social network. Pubblicizza un prodotto irrilevante. Social network. Guardate qua, condividi l'immagine. Adoro. 174.000, raga, ma tutto a posto, cioè. Ma da averceli 174.000. Lui è sempre teso, e l'abbiamo capito, amo, che sei teso. Però noi dobbiamo darci da fare anche sui social. Andiamo, assolutamente, andiamo con Sean, non con Petunia. Poi di shopping terapeutico, Amelia ci ha invitato al coso lì, al mercato delle pulci, ma noi ci andiamo con Sean, ci andiamo con nostro fratello, perché anche lui, ragazzi, a parte che deve farsi una rete di amicizie e di contatti, e poi anche lui dovrà avere una vita amorosa, cioè non solo la nostra Gin, perché noi ovviamente innamorati di Gin, che si è portata dietro i segni dell'acne giovanile. Eccoci qua, ragazzi, siamo al mercato delle pulci e guardiamo anche perché io voglio comprare qualcosa a questo mercato delle pulci. Guardate, ci sono delle lampade, ci sono, oh, tipo questa cosina qui, compra lanterna Loti Lotus, adoro, mentre lui potrebbe comprare qualcos'altro. Qua ci sono divani, divani e divani. Qui ci sono delle. No, non ci piace. Potremmo comprare, esatto, una lampada per la scrivania, tipo questa. No, tipo questa qui. No, questa qui. Vai, compriamo questa. Chi c'è? C'è Salim Ben Ali, ragazzi, come venditore. Adoro. Adoro. Allora, intanto, signori miei belli, c'è un po' di gente. Qui c'è un Malcolm Landgrab che potremmo guardare l'esibizione. Dai, di Malcolm. Lui cosa sta facendo? Chi c'è? Aspetta da bere. Amo, ti stai ubriacando? Adoro il nostro Sean. Bellino, 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 bellino. Ci piace, ci piace. Sta andando a comprare la lampada, mi sa. Cosa c'è qui? Cerca palle di vetro con neve. Adoro. Adoro. Qui ci sono i Landgrab. C'è Salim Ben Ali. Amichevole, presentazione amichevole. Dai, facciamoci. Facciamo un po' di amicizia anche con Salim Ben Ali. Amo, tu te devi trovare la fidanzata, però. No, il fidanzato. Sean Su, sappiamo su. essere eterosessuale. Su, su. Contratta? Why Cosa? not? Amichevole, Cosa vediamo un dici? po'. Discuti delle Scappa? tecniche di ballo. Zero. Ero Buffo, nero scherza sulla giovane. peluria. Raga, comunque posso dire, cioè. Oh, ci ha conceduto uno sconto del 25%. Compriamo queste candele. Allora, c'è Eni Gomez, raga, onnipresente praticamente. Guardate che c'è Amelia. C'è Amelia, ragazzi. C'è Amelia e poi ci sono vari vecchietti. C'è un Bud Grant, raga, scusatemi, ma io non voglio accoppiare la nostra Amelia. Scusate, la nostra Gin con Bud Grant. Proprio non ce la posso fare. E poi. Compriamo un samosa, così lo diciamo, impariamo anche la ricetta. Cosa sta facendo? Ah, dai una mancia, ma sì, spendiamo soldi. Da già siamo poveri, spendiamo soldi in mance. Ci sta. Ci sta. Chi è lei? Supiria Delgado. Raga, ma sono tutti sposati in realtà. C'è anche Alice Spencer Kim. Guardate Ginny e me, amori. Vabbè, la nostra Amelia ormai è diventata un'adulta. Chi è lui? Kaikawe, adoro, amichevole, presentazione amichevole, subito! Cioè, non solo stiamo ordinando, guardate che buono che è Kaikawe, però, ora, non voglio fare del razzismo, perché lungi da me. Però, voglio dire, Richard già è asiatico, cioè, ce ne prendiamo un altro di asiatico? Però, cioè, non è che ci dobbiamo proprio sposare. Potremmo fare qualcosa giusto così per divertirci con il nostro Kaikawe. Amichevole, abbraccia. Romantico, battuta di abbordaggio. Chiedi se singoli, innanzitutto. Questi stanno urlando. Perché urlano?
Ma no, e loro si abbracciano, cioè si sono appena conosciuti comunque. Cambia Roma, siediti e prova insieme. Allora, se... Ma lui mi sa che riapre il chioschetto. Ci sta. Possiamo provare sederci e provare insieme questo narghilè tipo. Bellini, mangiano. Oddio, si è incendiata la bocca. Ma qui c'è Enny Gomez, scusate, ma perché lui non dovrebbe provarci con Enny Gomez? Amichevole, tenta una presentazione. Raga, lo so, è una persona famosa, però voglio dire, why not? Ciao. Bellina la nostra Annie Gomez, superstar planetaria tra l'altro, raga, non è una semplice persona famosa, cioè è l'icona delle icone. Lei è figa fino al, non lo so. Chiedi un autografo, dato che non siamo riusciti, come dire, a presentarci, potremmo chiedermi un autografo, ma non ci concede neanche un autografo. Adoro. E la nostra Jean intanto ha imparato, se non erro, a cucinare il samosa. Adoro. Oh, se fanno il narghilè adesso, ci sta, ci vuole, amica, per rilassarti. Lui potrebbe chiedere però del cibo. Prendiamo il banh mi. Adoro. Stiamo chiedendo un selfie, raga. E lei ha da pubblicare qualcosa? Secondo me sì, su social banni. Ci sono dei messaggi, spero che va bene. Cioè, il nostro fratello ci manda dei messaggi su social banni, non ci può parlare normale, no? Comunque, pensavo, con lei potremmo andare da frugalité, raga. Chi c'è qui? Comunque, May Prescott, raga, onnipresente anche lei. Adoro. Qui c'è gente che si allena. Sean cosa sta facendo? Ah, deve mangiare. Ah, mo c'hai ragione. Hai ragione. Prenditi questo. Cos'è? Cos'era? Il banh mi. Se qualcuno conosce questa ricetta, ragazzi, mi dica com'è. Ormai voglio dire, vabbè, sappiamo che in queste robe ci sono principalmente ricette, diciamo, asiatiche, ricette comunque della cucina orientale. Bellini, 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 bellini. Sono troppo carini Gene e Sean, ci piacciono. Potremmo andare con lei da girl, si è affogata col narghilè. Gesù, Giuseppe e Maria. Va bene, amo. Sei energica. Ok, siamo molto contenti. Potremmo andare al frugalité, ragazzi, a creare un nuovo look in tutto questo. Cosa abbiamo? Messaggi. Inata, nessuno vuole vederti in pubblico, come si permette? Oggi è morto l'inventore del correttore automatico. Riposi in pace, chi se ne frega. Cioè, vabbè, ridiamo. Gin, prima o poi dovremmo vederci e passare del tempo insieme. Sì, amo, anche perché io voglio stare col tuo ragazzo, quindi così. En passant. Così. Congratulazioni, anche Sean ha imparato una nuova ricetta. Molto bene, molto molto bene. Allora, direi di andarcene, ragazzi. Direi di viaggiare e andare al frugalité. Che tra l'altro voglio dirvi, l'ho modificato, nel senso l'ho scaricato dalla galleria, un frugalité, perché comunque mi piaceva quello del gioco base, devo dire la verità, era fatto molto bene, però volevo cambiare, giusto per dare anche una differenza, per differenziarlo, diciamo, da quello che avevamo giocato già con il gameplay dedicato appunto a The Sims 4 Vita da Liceali, che se non avete visto vi consiglio di andare a recuperare perché tratta, diciamo, un po' tutta la storia di Jean e Sean, che adesso sono giovani adulti e stanno, diciamo, compiendo i loro passi verso la loro vita da persone adulte. C'è freddo qui a Copperdale e questo, ragazzi, è il nuovo frugalité. Molto bello, secondo me, molto molto dettagliato. Guardate, ci sono anche le cabine di prova, adoro. E poi, raga, invece sopra c'è tutta la zona più bar e dove ci si può appunto esibire. Allora, cara la mia, crea un look, decisamente. Non si può? Creiamolo qui. Crea un look qui. Non capisco cosa sta facendo. Amo, tutto a posto. Perché non lo fai? Non mi dire che è buggato, eh?
Proprietaria del mercatino, e fin qui ce l'abbiamo. Ok, dovremmo partire, ragazzi. Non ho capito però e non ho letto che tipologia di abiti possiamo fare. Allora, ne facciamo solo uno, ragazzi. Si chiamerà Zero Wave, adoro. Look, cos'è questo? Adoro. Adoro. No, però too much. Mettiamo uno stile, dai, mettiamo uno stile raffinato. Quest'oggi, signori, andiamo a giocare con lo stile raffinato. Guardate che bello questo gilettino. Abbiamo varie robe. Girl, bellino questo. Why not? Oddio, sul verde? No, facciamolo su. Niente ma. Oddio, i colori della nostra Jean. Secondo me, questo con i suoi capelli sta da Dio. Anche qui dobbiamo mettere stile raffinato. Olè. Avremmo questo, girl, questo ci sta da Dio, signori. Questo qui, guardate, è dello stesso colore delle impunture, ci piace. Raffinato, dov'è? Eccolo qui. Ma da solo una scarpa? La metterei allora. Non nera, la metterei bianca a questo punto, perché beige non ci sta per niente. Andiamo a mettere degli accessori, signori. Stile, sempre raffinato. Allora, ci sarebbero delle collane, dei bracciali, mi sembra che non siano raffinati quelli. Metterei questo bracciale e questo bracciale, visto che ci troviamo. Adoro. Delle calze? No, guai. Guai delle calze. Dei cappelli? Vediamo se c'è qualcosa di raffinato che vada bene con... Non c'è, tra l'altro, lo stile proprio. Va bene. Come non detto, secondo me va più che bene, ragazzi. Costo 255. Adoro. Zero Wave fatto. Adorabile. Adorabile, ragazzi. Io vorrei però pubblicizzarlo questo look. Non lo voglio solo mettere in vendita così. Poi 255 minimo lo dobbiamo vendere 300 minimo. Allora, facciamo questa roba qui. Ah, no, andiamo nell'inventario. Indossa il completo, regala. Indossiamo il completo, scusate. Vediamo se... Tra l'altro ci sta da Dio questo completo, adoro. E c'è della gente pazzesca. E facciamoci tipo una foto, non lo so. Esercitati a cantare, no. Siediti per terra, apri l'ombrello. No, non possiamo farci tipo un selfie, raga. Vediamo. Acquisti, cerca lavoro, chiama, prenditi. No, 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 acquista le... no, su Plopsi, gioca una partita, disattiva il mio messaggio, tagga, disattiva, controlla i follower, esplora trend, informazioni, promuovi il look attuale. Promuoviamo il look attuale, ragazzi. Si sta facendo la foto, raga. Adoro. Gina ha pubblicato un'immagine del proprio look su Trendy. Purtroppo è stato poco apprezzato e l'euforia per il completo è diminuita. No, ma molto bene, signori. Molto, molto bene. Qui noi comunque potremmo mettere anche... Ci sono dei look, signori. Adoro, anche per il telefono. Ci sono delle cover. Vabbè, mettiamolo, ragazzi. Vendiamolo su Trendy. Proviamoci. Chi è lui? Nicola Longo. Impostiamo il prezzo, facciamo 2,90, dai, non 2, non 300. Vediamo se riusciamo a venderlo. Ragazzi, ci sta su Trendy. Chi c'è qui? Greta Laurent. Adoro. Sopra c'è della gente. Ah, c'è di nuovo Alicia Spencer Kim. Adoro. Nicola Longo, e lei invece chi è? Lilith Bartolini, che dovrebbe essere un adolescente, quindi non possiamo flirtare con adolescenti. Anche Greta Loran, adoro, sono tutti adolescenti. Va bene, ragazzi, io direi che con questo episodio possiamo terminare qui. I nostri due Gene e Sean ormai sono belli avviati. Io penso che nel prossimo episodio torneremo dalla famiglia invece Vert, dai nostri Amelia, Arti, Rich, Sofia, no, Celine, che Sofia? Celine è il nostro piccolo, non mi ricordo come si chiama, raga. Adoro. Oddio, mi è venuto un dramma. Richard è?
Non mi ricordo, vabbè raga, è un lapsus freudiano. E niente raga, io come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanella, mettere un mi piace e commentare. Se volete sostenere questo canale c'è il tasto super grazie o il link di Stan Gaming dal quale potrete acquistare dei giochi in maniera sicura ma scontata. Io nel frattempo ragazzi vi mando un bacio, dal vostro Danzo e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!